ardentemente di celebrare questa Eucaristia con voi. Ma io sono in una stanza a fare il mio compleanno. No, ecco il Padre, lo fa con i suoi figli. I figli ci hanno venuti dal Padre. Io non ho invitato il tizio di Carlo a nessun modo, perché il Padre non invita i figli per il suo compleanno, ma sono i figli che vanno al Padre. Le porte sono aperte. Io ho soltanto invitato, come mi hanno detto, la prefettura, il comune e la provincia. E soltanto questi perché sono dell'autorità. Ecco, io ho messo sulle banche un foglio dove ho scritto le memorie del priore, sono succinte, si capisce, sono delle ispezioni. Ecco, voi dite, e come si ferma alla telefonata del cardinale, e si ferma al cardinale alla porta in chiesa, si ferma a quella vecchietta che disse, ma è vecchio, ci sarà poco, e invece sono 36 anni e 9 mesi. No, voi dite, ma no, ci parla invece di quello che è avvenuto con noi in questi 33 anni che abbiamo messo. Ecco, io dico che sono venuto a San Lorenzo di Punta ieri, perché erano dei contrasti, perché erano andate anche dall'arcivescovo a lamentarsi, a rammaricarsi, chi diceva è geloso, chi diceva è mandato via perché è troppo vicino, eccetera. Io so il motivo dell'allontanamento di quel priore, ma non lo dirò mai. Io non ho fatto come alcuni miei confratelli, che dopo 3 mesi non si riconosce più nulla, perché hanno sbagliato tutto. Ecco, io faccio in modo tutte le cose, però io ho detto, sono entrato in punta di piedi, io ho lasciato le cose che c'erano. C'era il centro Aiuto la Vita, il primo nato in Italia, e l'ha lasciato. E anche oggi c'è ancora, casomai ha bisogno di una rinfrescata giovanile, perché le volontarie di allora ora hanno quelli bianchi. C'è il consultorio matrimoniale, nel quale ha i medesimi problemi del centro aiuto alla vita. C'è il pronto soccorso, che ora è stato cambiato nella Caritas, allora non c'erano le Caritas. C'era un ambulatorio davvero importante, che poi
Thank you.
mistica, la passa morale del cardinale Fiorelli. Il cardinale Fiorelli, ecco, venne, ci furono le missioni, venne a parlare anche dello scienziato Zighini, ecco che furono belle perché per la prima volta noi di San Lorenzo trovammo a fare gli inviati. Gli inviati andavano nelle case, gli inviati prendevano nelle loro mani una via e cercavano di aiutare gli abitanti di quella zona. Noi siamo stati i primi a diventare gli inviati. Il cardinale Pinomelli iniziò anche una San Barnaba, che era il misero stato di incominciare a fare i lavori e i lavori fatti dalla Chiesa, fatti dalla Sovrintendenza, fatti dal Comune anche per certo, perché c'è una legge comunale, ecco che allora è venuta fuori sotto la guida dell'architetto Raglioni una chiesa nuova, una chiesa bellissima. Abbiamo scoperto gli affreschi, abbiamo rinfrescato tutti i quadri e la chiesa è venuta bellissima e ristorato anche il nostro Serassi, che è il genere del nostro organo Serassi. Se la Palestina rimane come oggi, diventerà un luogo archeologico dove andranno gli studiosi, dove andranno i turisti, ma non ci saranno più cristiani perché non hanno lavoro, perché senza il lavoro non si mangia. E allora ecco la nostra destra. Allora noi ci accogliamo a un pellegrinaggio guidato dal canonico Tarocchi e tutti dopo aver visitato i nuovi santi erano trattati o come fumo con grande affetto, con grande gioia, primo fra questi donne a Maria, che ora concerta con me, è venuto dalla Palestina per poter celebrare con me questa messa, come non ringraziarlo per tutte le benevolenze, per tutte le affettuosità che ha avuto per me. Si è inaugurato un santuario necessario per quelle zone, perché l'unico è il prodotto principale, ecco che si iniziava un lavoro della ceramica per fare le colombe della pace, si iniziava il lavoro del legno per fare i presepi, per fare i crocifissi, per fare le colombe, si lavorava la cera, si lavorava l'incenso, eccetera. Si predì anche l'inizio di una casa molto grande, molto bella, che esce dal genio di Don Verde, una casa di riposo. In quell'edificio ecco, fu messo anche un appartamento, questo fu chiamato appartamento del signor Vivi e gli dette le chiavi, nessuno doveva dormire finché non avessi dormito io. Oggi ci dorme alla fine della settimana
casa di riposo non porta introiti, ma lì ora diventata una casa di accoglienza, con i pellegrini che ci vanno, per quello diventa un introito. E quella lì noi lo facemmo perché in quell'anno la nostra parrocchiana Celestina Armani veniva beatificata. E allora in onore di lei noi abbiamo fatto questa cosa. E il nastro l'abbiamo guardato io e la madre generale della congregazione delle case anziane. Sono tornato a Roma, sì, per esempio, in Italia, il Natale lo fanno tutti insieme. Pasqua la fanno tutti insieme, il Natale la fanno tutti insieme, i latini e gli ortodossi, e Pasqua la fanno i latini e gli ortodossi, che fai questo?